Buonasera a tutti i telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Book Crossing. Torniamo a parlare di un tema che a noi ha contraddistinto il mondo dell'informazione e non solo durante questa pandemia, ovvero quello delle fake news. E allora andremo ad intervistare proprio una di quelle persone che è in prima linea per combattere e contrastare questo spinoso tema, attraverso poi quella che è la sua materia d'elezione, ovvero proprio il diritto dell'informazione e della comunicazione, di cui è docente, ma anche autore di uno storico manuale su cui, ammetto, anch'io stessa ho studiato. Ho l'immenso piacere di introdurvi questa sera il professor Rube Razzante. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei e ai telespettatori e grazie dell'invito. Allora, ricordiamo, docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e all'UNSA di Roma, nonché membro dell'unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione delle fake news relative al Covid-19 sul web e sui social network. Questa è la dicitura per esteso, introdotta proprio dal 4 di aprile dal governo di cui appunto lei è membro attivo. Certo, sì. Oggi parleremo quindi sia di questo suo importante e cruciale ruolo, della nascita anche di un portale sul diritto dell'informazione che scaturisce da quello che appunto è un testo chiave giunto alla sua ottava edizione, l'ultimo appunto dello scorso anno, ovvero il manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione edito da Walter Scruber. Ecco, lo stiamo vedendo. Quindi ci sarà un rimpallo tra questo libro e quello che comunque può fornire a non solo agli addetti lavori, anche a avvocati, giuristi d'impresa, comunicatori istituzionali, imprenditori stessi, perché poi dopo ne parleremo. La prefazione non a caso è stata scritta da Carlo Bonomi, a tempi presidente di Assolombarda e attualmente ai vertici di Confindustria, perché l'informazione è alla base anche per la crescita delle imprese e del sistema paese. Ma veniamo all'attualità. A proposito di informazione, proprio qualche giorno fa è stato reso noto il programma operativo di quella che, diciamo, abbreviando viene definita la Task Force contro le fake news. Ecco, professor Attante, diciamo subito ai nostri telespettatori che cosa emerge da questo documento e quali sono i punti di questo programma. La nostra task force si è occupata di definire alcuni strumenti da mettere a disposizione degli utenti della rete per facilitare il riconoscimento delle notizie certificate, delle notizie approvate dalla comunità scientifica, riconducibili a fonti istituzionali, fondate su evidenze scientifiche e che quindi inducono le persone a comportarsi correttamente con l'unico obiettivo di arginare i contagi e di superare prima possibile questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Quindi non è una struttura di censura, non è un'authority, non è un ministero della verità, non è un tribunale, non ha poteri sanzionatori, semplicemente intende orientare in modo più consapevole e maturo e anche più libero la navigazione degli utenti in rete, facilitando appunto il riconoscimento delle informazioni di qualità prodotte professionalmente, che quindi possono essere uno strumento utilissimo per comportarsi correttamente rispetto al virus. È chiaro che ci siamo concentrati, lei ha citato la denominazione completa della nostra task force, è un'unità di monitoraggio che si occupa esclusivamente di notizie sul Covid che vanno ad incidere sui comportamenti individuali ed esclusivamente di quelle che viaggiano sul web e sui social network, perché noi riteniamo che la viralità di alcune informazioni sia particolarmente pericolosa e rischi di generare appunto dei comportamenti sbagliati nell'opinione pubblica. Infatti sappiamo quando, soprattutto all'inizio della pandemia, circolavano addirittura audio, messaggi attraverso WhatsApp e questo ha ingenerato tutta una serie di dicerie, di appunto
fake news che però avevano una parvenza comunque di plausibile autorevolezza, che poi in realtà non era così. Non è un caso che anche all'interno, insomma, del suo manuale le abbia voluto dedicare una sezione proprio al tema delle fake news, che è un po' un tema cruciale proprio dei nostri giorni. Sì, perché le fake news non sono soltanto quelle palesemente false, che quindi la quasi totalità degli utenti riesce a smascherare facilmente. Ci sono tantissime notizie di dubbia autenticità che sfuggono ai radar degli utenti più accorti e quindi finiscono per generare disorientamento e disinformazione. Sono quei link che citano, per esempio, delle ricerche condotte da università, che magari sono state veramente condotte da università, ma dicono altre cose, oppure sono riferite ad altri fenomeni diversi dal Covid, oppure sono datate, cioè superate da acquisizioni scientifiche successive. Se ciascuno di noi, anche semplicemente per chiedere conferma dell'attendibilità di queste notizie, le veicola attraverso le chat di WhatsApp, per esempio, contribuisce a generare disinformazione, diventa a sua volta altoparlante, veicolo di disinformazione, perché quei link continuano a circolare, c'è qualcuno che ci crede, che a sua volta li pubblicizza sui propri profili social, e così facendo questo flusso di disinformazione si alimenta in modo virale. Quindi noi dobbiamo far sì che la gente sia più accorta quando legge dei link di dubbia autenticità e sospenda il giudizio su quei link, non si lasci abbindolare, perché evidentemente i produttori di fake news fanno leva soprattutto sui creduloni, su coloro i quali credono a tutto perché sono terrorizzati, peraltro anche giustamente, perché si tratta comunque di un problema sanitario mondiale, però sono terrorizzati da qualsiasi informazione arrivi alle loro orecchie o arrivi sui loro social, e così facendo, appunto, si finisce per generare fake news che sono facilmente smascherabili in alcuni casi, ma in altri casi più viscide, più subdole, quindi difficili da riconoscere. E per fare tutto questo c'è bisogno di uno sforzo corale tra i produttori, i consumatori, noi utenti della rete, e anche i distributori di contenuti, quindi le piattaforme, i colossi del web, che lodevolmente negli ultimi anni stanno collaborando, anche perché incalzati dalla Commissione europea e dalle organizzazioni internazionali, alla rimozione dei contenuti palesemente falsi o addirittura offensivi e lesivi dei diritti della personalità altrui. Infatti, questo è anche un altro tema che stiamo affrontando al di là dell'emergenza Covid-19, anche con tutto il fenomeno statunitense e non solo dal punto di vista razziale. E anche su questo poi magari le chiederò un commento. All'interno di questo programma operativo ci sono alcune attività che voi intendete mettere in campo e anche la comunicazione istituzionale dovrà in un certo senso adattarsi e verranno create anche dei percorsi di formazione per coloro che devono appunto comunicare. Così. Sì, il documento è di 12 pagine, è scaricabile dal sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, e quindi il dettaglio analitico delle nostre proposte lo si trova lì. Infatti lo stiamo vedendo, infatti. Io le riassumo in 3 punti. Il primo è quello dell'armonizzazione di tutte le informazioni circolate in questi mesi a proposito del Covid-19 sotto il profilo sanitario, quindi ripeto, delle informazioni riconducibili a fonti istituzionali. Ecco, noi puntiamo a creare un sito specifico, un hub, che sia un riferimento certo, nel quale vadano a confluire tutte le informazioni scientificamente asseverate, comprovate, e che quindi possa essere facilmente consultato da tutti gli utenti, che potranno trovare lì tutte le informazioni utili per comportarsi correttamente.
Il secondo elemento è quello delle campagne di sensibilizzazione che il governo promuoverà sia in ambito televisivo sia in ambito web. In particolare contiamo di confezionare, ovviamente non direttamente noi che siamo esperti consulenti a titolo gratuito, ma chi se ne occuperà dal punto di vista pratico, confezionerà degli spot, delle campagne di sensibilizzazione che viaggeranno anche sul canale YouTube del Ministero della Salute. Infine, come diceva lei, la scommessa formativa, cioè noi dobbiamo far sì che dalle istituzioni arrivino informazioni coerenti, sintetiche, utili, fondate su evidenze scientifiche e quindi non fuorvianti. E per fare questo i comunicatori delle istituzioni pubbliche dovranno seguire dei corsi di formazione a distanza per riconoscere più facilmente le fake news e quindi per fare tesoro di queste nozioni, di questi insegnamenti e quindi per poter poi tradurre in messaggi istituzionali chiari, affidabili, autorevoli e lineari i contenuti che riguardano l'epidemia, che riguardano la pandemia. Quindi una formazione a distanza per chi poi è chiamato a diffondere all'opinione pubblica delle informazioni che si collegano direttamente alla fruizione del diritto alla salute. Un diritto alla salute che è appunto diritto primario, abbiamo visto poi anche il documento. Lei che voto si sente di dare alla comunicazione del governo? Lo so che forse la metto in difficoltà fino ad ora e in generale rispetto al contesto dell'informazione italiana. Sicuramente la pandemia era imprevista, imprevedibile, al di là di quello che si dice, la portata di questa prima ondata nessuno poteva quantificarla all'inizio. Quindi io credo, e uso sempre questa metafora evangelica, chi è senza peccato scagli la prima pietra, io credo che abbiano sbagliato tutti. Abbiano sbagliato i governanti nazionali, abbiano sbagliato i governatori, abbiano sbagliato gli epidemiologi, i virologi. Lei ha citato prima dei video che andavano in giro all'epoca oppure dei messaggi vocali che circolavano su WhatsApp, ma basterebbe ascoltare quello che dicevano molti politici o molti medici epidemiologi a febbraio. È stato tutto smentito da quello che poi è accaduto. Quindi hanno sbagliato tutti. Ma detto questo, ci sono stati anche degli errori che secondo me si sarebbero potuti evitare. Faccio due esempi. Anche lo stillicidio dei dati, sì, tutte le sere alle 18, io credo che si sarebbe potuto tranquillamente informare l'opinione pubblica ogni 2 o 3 giorni, anche perché questi dati riflettono anche delle oscillazioni, per esempio quelle dei contagi di questi giorni, riflettono delle oscillazioni che riguardano l'andamento della pandemia e quindi che non sono giudicabili nello spazio di 24 ore. Quindi sicuramente avrei evitato questa ossessione dei dati, avrei evitato molte conferenze stampa serali, l'ho anche scritto in alcuni miei editoriali, avrei anche evitato di diffondere a volte dichiarazioni contraddittorie oppure di anticipare il contenuto di decreti che poi sarebbero stati emanati 24 ore o 48 ore addirittura dopo, generando appunto panico, allarmismo o a volte anche euforia. Quindi i flussi di comunicazione istituzionale sono stati molto disordinati. Ci sono stati molti cortocircuiti tra informazioni nazionali e informazioni regionali o locali, centinaia di ordinanze che erano contraddittorie, che disorientavano l'opinione pubblica. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Purtroppo noi della task force siamo entrati in carica il 4 aprile. Quindi relativamente. Quindi non potevamo certamente essere noi a vigilare su questo. Quindi gli errori sono stati fatti, io non preferisco non dare un voto secco, credo che si sarebbe potuto fare meglio, ma che abbiano sbagliato tutti e che questa caccia alle streghe, adesso questo tiro al bersaglio o contro il governo o contro alcuni governatori, nuoce gravemente alla salute
pubblica, cioè alla necessità che ha questo paese di ripartire in fretta, di superare certamente l'emergenza sanitaria, ma di ripartire in fretta anche dal punto di vista socio-economico. Un tema caldissimo, non a caso prima citavamo che proprio nella prefazione del suo libro, appunto datato un anno fa, ma guarda caso c'è Carlo Bonomi, che parla proprio del ruolo cruciale anche per le imprese dell'informazione e del ovviamente avere a che fare anche con quelli che sono i giganti del web. Ecco, su questo lei ha proprio citato l'importanza del motore della ripresa. L'informazione e i media come possono aiutare in tal senso? Carlo Bonomi è diventato presidente di Confindustria e ha fatto proprio una scommessa sulla digitalizzazione delle imprese. Il mio manuale si rivolge anche ai giuristi d'impresa, come diceva lei, ma in generale anche ai vertici delle aziende che operano nel web, che vogliono investire nel web, che vogliono incrementare i loro profitti e potenziare il loro business sfruttando la leva tecnologica. E ovviamente l'innovazione tecnologica pone tutta una serie di problemi di natura giuridica. Lo scopo del manuale è quello di aiutare le imprese a fare le scelte giuste in ambito strategico aziendale e anche di tutela dei diritti delle persone nel web, quindi consentendo alle imprese di produrre correttamente sul piano della privacy, quindi trattando i dati delle persone, dei clienti, degli utenti in modo corretto, oppure evitando di postare sui loro profili dei contenuti diffamatori o lesivi della personalità altrui. Quindi il manuale è un supporto all'attività quotidiana delle imprese e, per rispondere alla sua domanda, io credo che i media possano dare un grande contributo e già lo hanno dato in questi mesi di pandemia, raccontando con puntualità e anche con rispetto della deontologia, salvo alcuni esempi deteriori, la pandemia, e quindi hanno facilitato la comprensione del fenomeno virus da parte dei cittadini, contribuendo a garantire il diritto all'informazione di questi cittadini. L'informazione professionale, secondo me, si è molto riscattata durante il Covid-19, perché la gente ha capito che doveva fare riferimento a un'informazione di qualità certificata e prodotta professionalmente e guardare invece con sospetto alcuni link di dubbia autenticità che viaggiavano soltanto sui social, che erano prodotti da avventurieri, da dilettanti, quando non da sciacalli. Quindi il ruolo dell'informazione è cruciale. Carlo Bonomi ha fortemente a cuore il tema del digitale e anche del ruolo che l'informazione può svolgere per migliorare la vita delle imprese e anche la qualità della vita dei cittadini. Il diritto dell'informazione, che non è solo un libro, ma è diventato anche, a proposito del digitale, anche un portale, un sito che è consultabile, che adesso ha un focus ben definito anche su tutto ciò che riguarda ovviamente il contrasto delle fake news legate al Covid-19, e che è appunto diritto dell'informazione.it, nato proprio da una sua volontà appunto di trasferire anche sul digitale l'enorme bagaglio di cui il manuale che il manuale condensa. Sì, il portale contiene aggiornamenti quotidiani, come lei sta mostrando efficacemente in queste immagini, su tutti gli aspetti del diritto dell'informazione, quindi la privacy, la diffamazione, il copyright, l'innovazione tecnologica, il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, il funzionamento della giustizia, il lavoro degli avvocati, dei magistrati. Poi è chiaro che negli ultimi mesi ci siamo focalizzati sul tema delle fake news, abbiamo aperto delle sezioni specifiche sulle attività della task force di cui faccio parte e anche una sezione di good news nella quale pubblichiamo tutti gli esempi lodevoli di chi prova a ripartire, sia pure in sicurezza, sia pure in difficoltà, perché riteniamo che accanto al contrasto
del virus, ci debba essere davvero una spinta fortissima verso una rapida ripartenza, proprio per non lasciare indietro nessuno e per fare in modo che questo virus non possa fare vittime non solo dal punto di vista sanitario ma anche socio-economico. Il portale è nato l'anno scorso con due finalità precise: approcciare con metodo neutrale, imparziale, pluralista temi che riguardano i diritti di libertà delle persone, in primo luogo il diritto all'informazione, e rendere con linguaggio divulgativo comprensibile a tutti, quindi non soltanto agli addetti ai lavori, i contenuti che riguardano proprio questo diritto all'informazione, perché sul web ci stanno tutti ormai e quindi è giusto che i cittadini possano essere consapevoli dei rischi e delle opportunità del web e quindi tutelare più efficacemente i propri diritti in rete, partendo da una maggiore conoscenza di questi diritti. E noi vogliamo proprio offrire quotidianamente dei contenuti fruibili in modo universale per consentire alle persone di essere più avvedute, più accorte, più responsabili quando viaggiano in rete. Stavamo vedendo proprio nella sezione privacy, che poi è anche stato oggetto per insomma i tanti avvocati anche che ci seguono e non solo, di appunto un'importantissima riforma, e quindi è fondamentale anche che il suo stesso manuale e questo portale mettano al centro la tutela della persona, perché l'informazione non può prescindere dalla tutela dei diritti della privacy, oltre ovviamente a quello di essere informati. Lei prima diceva la task force non ha alcun intento sanzionatorio o di censura, anche lì una serie di fake news che erano un po' scaturite subito dopo l'annuncio del governo, quanto appunto di dare delle linee guida. Rispetto a un altro tema, appunto parlavamo di digitale, prima lo accennavamo, in questi giorni una personalità del calibro di Donald Trump ha proprio avviato un pesante scontro con i big, diciamo, della comunicazione digitale, e questo forse non è una novità, ma a seguito anche del fatto che Twitter, ad esempio, ha deciso di segnalare alcuni post di Donald Trump ritenuti potenzialmente fuorvianti, quindi non li ha censurati, ma ha indicato poi dei link su cui poter verificare quanto Trump avesse detto. E allora apriti cielo, e addirittura sta lavorando ad una legge che possa limitare quanto accaduto. Poi il fatto che Facebook non abbia preso posizione, insomma, si è generata veramente una caterva di reazioni. Lei come vede questo scontro? È significativo del momento in cui ci troviamo a vivere? È significativo per almeno due motivi. Primo, perché conferma la potenza di fuoco di questi colossi del web, che fatturano anche molto più di molti stati nazionali e quindi sono una realtà con la quale fare i conti. Ma dal punto di vista strettamente giuridico è significativo perché chiama in causa il tema ormai non più rinviabile della responsabilità giuridica di queste piattaforme. Allora, Twitter ha fatto una scelta, Facebook ha fatto un'altra scelta, ma il tema è fino a che punto questi colossi del web rimangono trasmettitori neutrali dei contenuti postati dagli utenti e fino a che punto diventano selezionatori e quindi entrano nelle scelte contenutistiche e di fatto quindi si impegnano ad assumere anche alcune responsabilità di natura giuridica riguardanti la selezione dei contenuti, la vigilanza su questi contenuti e quindi anche le conseguenti fattispecie di imputabilità rispetto ai contenuti che vengono postati. Ecco, io credo che questa disputa abbia sicuramente un risvolto politico, perché poi Trump è ormai sotto elezioni, quindi è chiaro che è impegnato su più fronti a tutelare la sua immagine, a fare campagna elettorale, a cercare di conquistare i consensi degli elettori, ma credo che sia un problema ancora più cruciale per il futuro del diritto dell'informazione. Che ruolo giuridico devono assumere le piattaforme? Se devono mantenere
mantenere questa neutralità e quindi rispondere solo a fronte di segnalazione degli utenti e quindi solo successivamente su richieste specifiche per quanto riguarda la rimozione di contenuti lesivi della dignità o dell'onore o della reputazione di qualcuno, oppure se possano fare scelte di natura editoriale e quindi a tutti gli effetti diventare editori, diventare soggetti giuridici che rispondono anche dei contenuti che vengono pubblicati sulle loro piattaforme. Ecco, credo che nei prossimi mesi sentiremo molto parlare di questo tema, perché i nodi verranno al pettine e bisognerà stabilire davvero delle regole più stringenti per quanto riguarda la responsabilità giuridica di questi colossi. E cercheremo magari di risentirla proprio su questo. Avrei un minuto, lo so che meriterebbe di più, però ci tengo a chiedere, rispetto proprio alla compagine anche dell'informazione in Italia, sono stati mesi in cui abbiamo visto anche delle alternanze ai vertici di alcuni importanti gruppi editoriali e la creazione, la volontà di nuove imprese editoriali, pensiamo ad esempio a Carlo De Benedetti con Domani, quindi una compagine che è anche molto molto dinamica. Lei, se dovesse dare un giudizio rispetto allo stato di salute dell'editoria in Italia, anche a fronte di queste vicende, che cosa potrebbe dire? Due segnali positivi, cioè la pandemia che ha risvegliato l'interesse verso l'informazione professionale, come dicevo prima, rivalutando il ruolo dei giornalisti. Secondo segnale positivo, questo governo, attraverso il sottosegretario Andrea Martella, si accinge a varare una riforma che si chiamerà Editoria 5.0, che valorizzerà ancora di più i soggetti della filiera di produzione e distribuzione delle notizie, quindi giornalisti, editori, edicolanti, titolari di società di rassegne stampa, di agenzie di stampa, quindi tutti i soggetti della filiera per arricchire ancora di più l'informazione. Tutti i quotidiani nuovi che nascono sono una ricchezza, un'espressione di pluralismo e vanno salutati con gioia. Poi è chiaro che in Italia c'è un tema spinoso, che è quello della mancanza di editori puri, perché gran parte dei soggetti che operano nell'editoria sono mossi anche da altri interessi e questo a volte compromette l'autonomia dei giornalisti. È un equilibrio molto difficile, il giornalista lo può preservare rispettando la propria deontologia e quindi rispondendo in primo luogo del suo lavoro direttamente ai cittadini e ai lettori e ai telespettatori. Avremo modo magari di commentare insieme anche queste nuove avventure editoriali e poi anche gli esiti anche delle attività messe in campo proprio dalla task force di cui lei fa parte. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio nuovamente il professor Ruben Razzante per essere stato con noi. Vi ricordo la lettura del manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione edito da Walter Scluber, oltre a essere continuamente aggiornati proprio sul portale diritto dell'informazione.it. Grazie ancora al professor Razzante per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito. Non mi resta che lasciarvi al proseguo della consueta attività e palinsesto delle fonti TV. Grazie per averci seguito.